salvaguardata la specificità insulare del centro storico lagunare delle isole dell'Estuario a Venezia, accogliendo la richiesta del Comune e dell'assessore alle politiche educative Laura Besio, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, diretto da Carmela Palumbo, ha autorizzato per il prossimo anno scolastico, che inizierà a settembre, la formazione per Prestina, ma anche per Sant'Erasmo, Murano e Burano, in deroga di alcune prime classi di prima elementare e prima media. Le famiglie possono stare tranquille. Su Prestina naturalmente io mi ritengo contenta, soddisfatta e grata anche all'ufficio scolastico, alla persona della dottoressa Palumbo, per aver non aver mai fatto venire meno il dialogo nel momento in cui come comune ho rappresentato in più occasioni anche l'importanza per l'isola del fattore scuola. Il tema è molto complesso perché la conformazione territoriale, urbana e sociale di Venezia, centro storico e isole, costituiscono una specialità che va assolutamente riconosciuta. A oggi c'è una regolamentazione ben precisa in cui si inseriscono sia le classi, che perciò esistono con un numero minimo e un numero massimo, sia gli organici, che esistono sulla base degli iscritti all'istituto. Soddisfatto anche il delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta. Arrivano in questi giorni buone notizie anche per quanto riguarda la scuola elementare Zendrini di Prestina e la scuola media Pietro Loredan. Praticamente vengono aggiunte una classe alla prima elementare della scuola Zendrini e una classe aggiuntiva alla prima media della scuola media Pietro Loredan. Un grazie soprattutto ai genitori per il dialogo appunto ottenuto assieme al Comune di Venezia, all'assessore Besio e grazie soprattutto all'ufficio scolastico regionale. È stata trovata una giusta soluzione.